Porridge. Proviamo anche qui l'unico inimitabile porridge a Dubai. Questo è l'aspetto, ci ho messo il miele che non si è sciolto e un po' di frutta, però nella consistenza sembra ci sta. Carlotta dice: è buono. Facciamo il test della sake. Qua liquido. Non ho così imparato raffinato al porridge. Tre giorni fa ho comprato a Londra questo porridge già pronto, dove basta inserire dell'acqua fino alla linea. Praticamente come se fossero dei noodles, ma porridge. Basta inserire acqua bollente, girare e aspettare 2 minuti. Io ovviamente ci devo mettere il tocchetto di cioccolata, che però non si è sciolto benissimo. Premetto di essere contraria alle cose già pronte, quindi un po' titubante l'ho assaggiato. E purtroppo devo dire che era veramente buono. Semplice e veloce da fare, ogni tanto potrei usarlo. Te pamette direi. Fa una mattata, prova il porridge con gli ingredienti da carbonara. Giorno numero 6 della settimana in cui mangio porridge. Cioè, voi veramente volete farmi fare il porridge alla carbonara? Lo chiedete ogni giorno ed è arrivato il momento. E facciamolo. Preparato la classica carbocrema e il guanciale reggio in padella. Nel frattempo scegliete cosa mangerò domani. Mi raccomando, è l'ultimo giorno, quindi scegliete bene. Insomma, tornando al nostro porridge. Vi prego, romani, sono romana anch'io, non odiatemi. Mi hanno obbligata. E insomma, uniamo sta robetta. Allora, o qui viene bene o fa proprio schifo. Però almeno è cremoso. Sopra ci ho messo un po' di guanciale per decorazione anche. Non è male, aspetto. È arrivato il momento dell'assaggio. Un po' titubante mi avvicino. So che non mi crederete, ma era strabuono. E con questo posso confermare che la carbonara è buona su tutto. Quest'anno mi avete conosciuta su TikTok come quella del porridge, quindi l'ultimo video dell'anno deve essere per forza una giornata di solo porridge. Iniziamo la colazione con un porridge alla mela e il mirtillo. Come sempre il cioccolato sopra che si scioglie. La colazione classica. Il problema viene per il pranzo. Ho cercato di creare un porridge alla zucca. È uno sgorbietto più che altro, però non era malissimo, cioè insomma. Merenda. Attacco di fame e mi faccio un porridge con marmellata e burro d'arachidi. Questo era veramente buono. Per cena provo, tento di fare un porridge con piselli e prosciutto cotto. Inaspettatamente buono. Sono ritrovata questo messaggio che mi chiedeva di fare un porridge con l'omino di marzapane. E ovviamente facciamolo. Nella foto era veramente carino, quindi volevo cercare di copiarlo il più possibile. Ho iniziato facendo l'omino di marzapane. Non avevo lo stampo, quindi l'ho fatto un po' a mano. Cioè, ho tentato di farlo carino. Per il porridge un classico porridge con della cannella. E questo è l'omino, mi è venuto un po' uno sgorbietto piuttosto che un omino. Cioè, rispetto alla foto non è proprio uguale. Però io la buona volontà ce l'ho messa. Che dite? È più o meno simile. Però posso dire che era veramente buono. Ogni volta che ho in mente delle cose bellissime mi escono sempre delle schifezze. Come questo porridge natalizio. Dovete sapere che io odio la cioccolata bianca perché non si scioglie per niente bene. Però la mia idea era di fare una base di cioccolata bianca, il disegno di una renna e qualche brillantino oro per far abbellire il tutto. Giuro che ho scelto la cosa più semplice da fare. Secondo voi è venuta bene? No. Ma che cos'è? Bruttissimo, tremendo. Però non demordo e lo rifarò uguale domani sullo smoothie. Stavolta però meglio. Pensavo di poterlo mai provare. È arrivato il momento di fare il porridge istantaneo. Pronto in 2 minuti, così dicono. Cosa cambia? Che questo è aromatizzato alla mela e mirtillo. Ed effettivamente per cuocersi ci ho messo la metà del tempo. Sopra il classico tocchetto di cioccolata. E così si scioglie per bene. Ma la vera domanda è: come sarà? È buono? È uguale a quello che fai di solito? Vi dico la verità. A me mi piace proprio. È proprio buono. Stavolta qualcosa di diverso, ma anche in questo caso col decolorante, perché a noi le cose bianche non ci piacciono. Questa è una ricetta per quando vuoi qualcosa di dolce ma non sai che fare e non c'è neanche voglia. È semplicemente ricotta con del cocco, un po' di zucchero, fai delle palline e ricopri con un altro cocco. Ci metti neanche 5 minuti ed eccole qua, sono già pronte. Ne prendi una e poi dice che il giorno di San Valentino sono in compagnia di un porridge. Facciamo il porridge in tema. Ho creato questa cialda di cioccolata a forma di cuore per ricordare l'amore. Poi ho messo anche qualche frutta, anche questa a forma di cuore. Mettiamo che è bellissimo. Ora si passa alla parte più soddisfacente, lo scioglimento del cioccolato, cioè una goduria. Devo dire uno dei porridge più carini che abbia mai fatto. E io passerò questa festa in compagnia del mio porridge. E voi invece con chi lo passerete? Dopo una sola settimana di ritardo finalmente è arrivato lo speciale 1,5 milioni. E cosa potevo fare se non una pizza porridge? Ovviamente la ricetta non esiste, quindi me la sono completamente inventata. Una base di porridge messa al forno con sopra del cioccolato e poi altre cosine sopra per decorare. Questa però la dedico interamente a voi. 1,5 milioni di persone, ma quanti siete? Siamo arrivati a questo traguardo insieme e speriamo di continuare a crescere. Ma intanto, grazie a questo 1,5 milioni. Ormai è diventato un rito. Ogni volta che devo fare uno speciale, faccio il porridge. Strano, eh? Anche perché era un bel po' che non ci facevo qualche video. Tipo un mesetto. Vabbè. Questo è lo speciale 1,6 milioni. Poi di speciale non ha nulla. Ma è il classico porridge con cui mi avete conosciuta. E quindi sono qui a ringraziarvi e dare il benvenuto ai nuovi. Grazie. La mattina del 2021 mi sveglio. E già, è tanto. E mi ritrovo virale un video della
della mia solita colazione. Da quel giorno siamo arrivati ad essere 1.800.000. Sì, per leggere 1.8 su questo porridge ci vuole un po' di fantasia, eh. Ma godetevi questo scioglimento di cioccolato. È successo così velocemente e non avevo idee per lo speciale. Quindi la mega idea la tengo di scorta per i 2 milioni. Una ricetta su come fare il porridge cremoso. 15 grammi di crusca e 15 di fiocchi. Acqua a sentimento. Oggi ci metto pure un po' di cocco. Fiamma medio-bassa. E ora giriamo all'infinito. Sta bollendo, continuiamo a girare. Dopo circa un quarto d'ora leviamolo. Vomito. Cioccolata soddisfacente. Metteteci un po' di miele e fidatevi, buonissimo.